Amici del capoluogo, oggi siamo a Fossa, come avete potuto vedere dalle immagini di Stefano Germinal. Stanno effettuando delle esercitazioni i vigili del fuoco, un'esercitazione in scala nazionale che si sta tenendo qui a Fossa, un'esercitazione nazionale per cui anche qui abbiamo l'onore di ospitare il capodipartimento nazionale dei vigili del fuoco, l'ingegner Marco Chimendi, che abbiamo qui al nostro fianco insieme al comandante dei vigili del fuoco dell'Aquila, l'ingegner Panzone. Ingegnere, di che si tratta? Si tratta di, insomma, un'esercitazione di carattere nazionale che i vari dipartimenti svolgono sul territorio. Sì, innanzitutto mi permetto, visto che siamo in diretta, una piccola correzione: io non sono il capo dipartimento, io sono il direttore centrale dell'emergenza. Il capo dipartimento è il prefetto Lega, il capo del corpo è l'ingegner Parisi. Noi abbiamo organizzato su tutto il territorio nazionale delle esercitazioni che si svolgeranno nelle varie regioni. In particolare in questa settimana le regioni Abruzzo, Marche e Molise stanno in modo simultaneo organizzando esercitazioni che sono sia per posti di comando, cioè con la connessione tra le sale operative regionali e provinciali e la sala operativa, il centro operativo nazionale, che presso il Dipartimento dei Vigili del Fuoco al Viminale, al Ministero dell'Interno a Roma, ha il compito di coordinare le grandi emergenze, quando cioè si supera un livello provinciale o regionale e quindi in scenari che purtroppo questo territorio dell'Abruzzo conosce bene in tempi relativamente recenti. Il coordinamento passa al Centro Operativo Nazionale, ma rimane comunque un'importante responsabilità e attenzione nella gestione e coordinamento dell'attività sul terreno da parte della Direzione Regionale e dei comandi provinciali, secondo un'organizzazione nella quale adesso non entro, ma che chiaramente a scalare prevede una serie di compiti e responsabilità. In particolare in queste settimane, e andremo avanti fino a oltre la metà di novembre, interessando tutte le regioni d'Italia, stiamo mettendo in campo, oltre quello che dicevo per posti di comando, quindi da sale operative, delle attività sul posto, andando mettere insieme tutte quelle che sono le capacità operative, o almeno molte di quelle che sono le capacità operative, di un corpo che fa un soccorso a 360 gradi, perché Vigili del Fuoco è tra virgolette riduttivo, perché ormai l'incendio è solo una parte del nostro intervento, ma è un soccorso pubblico a 360 gradi. E quindi si va dall'NBCR, il nucleare biologico chimico e radiologico, che è l'esercitazione su cui siamo adesso, che quindi nel caso di rilascio per esempio di sostanze tossiche o qualsiasi altra situazione in cui in quei settori che ho citato bisogna andare a fare dei rilievi, mettere in sicurezza delle aree, dare indicazioni alla popolazione e rientrare dall'emergenza, intervengono questi nostri nuclei, queste squadre specialmente attrezzate e formate. Altrettanto in altri scenari, in altre zone del territorio si stanno allenando o si stanno addestrando insieme i SAF, che sono gli speli alpino fluviali, i soccorritori acquatici, con l'intervento di droni, di elicotteri, collaborano i sommozzatori anche a questo, le squadre ordinarie, quindi il classico vigile del fuoco che conosciamo e vediamo sfrecciare con le nostre autopompe serbatoio nelle città. Stiamo utilizzando nuovi sistemi anche di spegnimento, simulando anche la ricerca di persone scomparse, perché tante volte sotto questo aspetto c'è una necessità di coordinamento anche con altre strutture del sistema di protezione civile e di protezione anche a livello territoriale, ma i vigili del fuoco in quel caso con dei posti di comando avanzato, cioè con delle strutture che portano sull'area interessata, e questo vale per tutti gli interventi, un comando avanzato, cioè una struttura che è in grado di replicare le attività di coordinamento, individuano le aree in cui appunto è necessario l'intervento e il recupero della normalità, diciamo. Noi in questo senso siamo coloro che cercano di riportare il prima possibile alla normalità quelle che sono situazioni di disagio della popolazione, dopodiché scatta il sistema comunque di protezione civile per tutte le assistenze successive. Però il soccorso tecnico urgente, cioè quello che è la necessità di intervento immediato, è quello che stiamo simulando in varie parti del territorio, non solo in questa fase della regione Abruzzo, ma anche delle Marche e del Molise. Le unità cinofili sono altre unità che entrano in questa attività e tutti i settori, sicuramente non li ho citati tutti, ma tutti i settori specializzati e specialistici del corpo per quel soccorso che le dicevo. E questa, e concludo, è un'occasione per noi di mettere a fattor comune momenti anche di aggiornamento, ma comunque sia di addestramento,
ma anche di consapevolezza di quello che è un sistema, diciamo, che il Corpo Nazionale su tutto il territorio nazionale è in grado di mettere in campo in tempi brevissimi, perché tutti quelli che vedete in esercitazione sono lo stesso personale che è in grado di intervenire nel caso reale nei tempi stretti con cui i Vigili del Fuoco ordinariamente intervengono. Ecco, ha ricordato prima che insomma questo territorio di emergenze ne ha conosciute purtroppo diverse, soprattutto quella del terremoto del 2009, tant'è che tra la popolazione sostanzialmente il Corpo dei Vigili del Fuoco è uno dei corpi più amati, però per farsi trovare così pronti come lo sono stati in quei momenti di emergenza, giornate come questa, la formazione continua è sempre importante. Ma la formazione continua è importante perché non bisogna mai pensare di essere arrivati o di aver raggiunto il massimo. Inoltre il personale che comunque vive insieme a lungo, anche nell'ordinario, nell'ambito delle nostre centrali, dei nostri distaccamenti, ha l'opportunità di trovarsi sul campo. E poi soprattutto, tornando a quello che diceva prima, il fatto di essere stimati dalla popolazione, ce lo dicono anche i dati recenti, l'87,6% ci danno i dati dell'Eurispes come stima dei Vigili del Fuoco, non è un fatto che noi ostentiamo, ma per noi è uno stimolo, perché la fiducia è una cosa che porta sempre a doppio taglio, ti dà forza, ti dà soddisfazione, ma ti impegna anche per il futuro. Noi questa fiducia la vogliamo mantenere nei confronti della popolazione, ed è per noi un pregio, un onore, uno stimolo a fare sempre meglio, perché è un nostro dovere non solo istituzionale ma anche umano come Vigili del Fuoco. Allora, grazie Ingegner Ghimenti, lo ringraziamo sia per la sua presenza qui preziosa oggi che per le parole che ha voluto dirci. Amici del Capoluogo, siamo tornati qui in diretta da Fossa con l'ingegner Paola, vice direttore centrale, organizzatore a livello nazionale di questa esercitazione. A lui chiediamo un particolare, perché insomma è anche l'ideatore di una tipologia di marchingegno che insomma suscita abbastanza curiosità. Che cos'è questo bottone rosso? Allora, buongiorno a tutti. No, vabbè, allora, diciamo che l'organizzazione dell'esercitazione è un'organizzazione fatta a livello centrale, ma anche con tutte le strutture del territorio che naturalmente gestiscono i dispositivi di soccorso, che costantemente sono pronti a intervenire al verificarsi di qualunque tipo di emergenza. Quindi l'esigenza di coordinare questi dispositivi ha messo in atto un piano di intervento, quindi un vero e proprio piano di intervento che tende ad accorciare i tempi e a minimizzare i tempi di risposta, in modo che prima possibile le forze possano arrivare in campo. Quindi il sistema sostanzialmente è una pianificazione, non è altro che una pianificazione che al verificarsi di uno scenario calamitoso attiva immediatamente tutte le strutture che praticamente devono intervenire per mobilitarle, sapendo di individuare queste strutture sulla base della prossimità dell'evento. Quindi è un sistema che automaticamente riesce a capire quali sono le strutture, diciamo, più vicine, più prossime, quelle più capaci, diciamo, quelle dotate, diciamo, di tutte le attrezzature e di sistemi pronti di intervento, e che quindi possono migliorare e massimizzare l'efficacia dei soccorsi. Viene definito così, insomma, simbolicamente, o è proprio materialmente un bottone rosso? No, vabbè, diciamo, rosso è il colore dei Vigili del Fuoco, quindi il bottone è quello di un semplice click di un computer col quale praticamente in 3 secondi restituiamo praticamente una risposta operativa che parte subito. È chiaro, è chiaro. Al di là di queste giornate, che sono anche insomma più visibili alla popolazione, comunque la formazione dei Vigili del Fuoco si fa 365 giorni l'anno. La formazione dei Vigili del Fuoco si fa 365 giorni l'anno, grazie praticamente alle attività che vengono fatte nei distaccamenti, nelle sedi, ma anche sugli interventi stessi, e poi nei corsi strutturati. Nei corsi strutturati acquisiamo e sviluppiamo nuove capacità. Nell'ambito delle sedi le manteniamo e le gestiamo, nell'ambito degli interventi li applichiamo e li riconsideriamo nell'ambito dei debriefing. Poi invece con il comandante dell'Aquila, ingegnere, noi entriamo un po' più nel tecnico. Adesso abbiamo parlato della situazione generale, dei perché di questo tipo di esercitazione. Intanto, se Stefano riesce anche a inquadrare varie immagini, oggi nello specifico che cosa accade? Quali sono gli scenari a cui cercano di far fronte i Vigili del Fuoco? Sì, come diceva in maniera molto ampia il nostro direttore centrale dell'emergenza,
questa esercitazione si sta svolgendo sia per posti di comando, quindi abbiamo delle sale operative in questo momento attive che stanno monitorando appunto le esercitazioni, e sia anche delle esercitazioni in campo. In particolare in questo caso abbiamo un'esercitazione in atto NBCR, cioè nucleare batteriologico chimico, in cui si è, diciamo così, simulata la dispersione di una sostanza tossica. Una delle prime azioni che i vigili del fuoco ovviamente nell'intervento immediato fanno è quella di zonizzare l'intera area, cioè vale a dire di stabilire delle aree dove su quella rossa evidentemente possono accedere esclusivamente i vigili del fuoco, particolarmente attrezzati e particolarmente protetti, vedete, con quelle tute che sembrano molto, come dire, impenetrabili, no, da un punto di vista delle sostanze, oltre ad una strumentazione per valutare che tipo di sostanza, con quale tipo di sostanza si avrà a che fare. Poi abbiamo la zona arancione, che è una zona dove probabilmente potrebbero anche essere insediato un posto medico avanzato, quindi dove c'è la parte sanitaria per soccorrere appunto le eventuali persone coinvolte, e poi c'è la zona verde barra bianca dove evidentemente possono anche accedere le altre forze dell'ordine e così via. Cuore poi dell'esercitazione è anche l'installazione di un UCL, cioè un'unità di comando locale. Sostanzialmente è un'attrezzatura all'interno di questo furgone in grado di parlare con il mondo, nel senso che abbiamo una serie di apparecchiature che riescono, diciamo, in tempo reale non solo a dare informazioni e quindi anche a pianificare l'intervento, ma anche a ricevere appunto delle indicazioni e così via da parte del direttore tecnico dei soccorsi, che normalmente è affidato al comandante dei vigili del fuoco, che ovviamente può anche delegare questa funzione, ma in quel furgone, diciamo, avviene il proprio cuore, come se fosse una sorta di sala operativa decentrata per gestire appunto interventi particolarmente complessi come questi. Vedete in questo momento l'operatore particolarmente protetto dovrà fare la svestizione, per cui se vedete con quella doccia campale e anche con quei naspi viene sostanzialmente pulito, decurtato completamente l'eventuale sostanza tossica che è rimasta addosso alla tuta, per poi seguire un determinato percorso di svestizione in maniera che l'operatore ovviamente che ha effettuato l'intervento non abbia delle conseguenze personali. Sono attrezzature particolarmente complesse quelle che stiamo vedendo. Proprio quella doccia cos'è? Perfetto, è una doccia campale in grado di, diciamo così, di eliminare tutte delle scorie del pulviscolo che si potrebbe essere addensato tra virgolette, diciamo, all'interno sulla sua protezione, quindi sulla sua tuta. Immagini molto suggestive. Tra l'altro ovviamente abbiamo preso in diretta questa esercitazione, ma non è l'unica che si svolge oggi. Quali altre specialità sono, diciamo così, coinvolte nell'esercitazione? Immagino che in un territorio come questo naturalmente sia predisposto anche uno scenario legato al terremoto. Certamente, adesso ci sposteremo infatti su uno scenario di un crollo dove vedremo in azione delle unità USAR Light, cioè Urban Search and Rescue, cioè vale a dire della ricerca e del soccorso di persone sotto macerie, e chiaramente purtroppo è uno scenario che, diciamo, abbiamo visto qualche anno fa in maniera, come dire, in maniera non solo evidente ma anche nella realtà, per cui abbiamo del personale particolarmente addestrato, quindi in sinergia con i cinofili, ma in sinergia anche con tutta una serie di altre professionalità, dal personale che con i droni quindi riescono a gestire, quindi riescono a monitorare l'intera zona, del personale che poi farà una restituzione cartografica, quindi personale TAS, topografia applicata al soccorso, e questo, diciamo, è opera di tutte quelle specializzazioni che il Corpo Nazionale mette in atto, soprattutto in queste situazioni dove stiamo testando
ma in maniera molto frequente, veramente in maniera molto frequente, diciamo anche il nostro nuovo dispositivo, la circolare 1 del 2020, che è molto più performante rispetto alle precedenti, diciamo che si migliora sempre di più per dare un soccorso sempre più professionale ed efficiente alla popolazione. Ecco, abbiamo visto droni volare, strumentazioni avanzate, insomma la tecnologia per i vigili del fuoco è sempre molto importante. Certamente, qui all'Aquila peraltro abbiamo, come dire, anche una particolarità. Abbiamo il campo di addestramento e quindi la scuola di volo nazionale per quanto riguarda appunto gli apparecchi a pilotaggio remoto, quindi qui all'Aquila c'è non solo il magazzino centrale ma anche la scuola nazionale di volo, appunto, con, che poi andremo a vedere peraltro con uno dei propri con uno degli istruttori. Perfetto, grazie mille. E allora per il momento, grazie al comandante Manzone, la nostra diretta finisce qui. Naturalmente prenderemo anche altre immagini in post-produzione per mostrarvi più da vicino i lavori di questa giornata. Per il momento per il capoluogo.it è tutto, alla prossima diretta.